entrare in una tenda mongola, in una ghetto, con l'altro religioso. La penombra densa, gli odori organici, feltro, legno, una casa di lana, un utero di marmo, tappeti colorati a terra e alle pareti, materassi ammassati. Dormiremo lì, ed è come fosse il primo fuoco mai acceso, una scoperta prolungata che non cessa di stupire. Gli sterpi incendiati cominciano a croccare, un primo aumento della temperatura, tutto è così compiuto da rendere faticoso il respiro. Un attimo prima di entrare mi è venuto di anticipare, Caterina. Lo sai, vero, che noi mangeremo e dormiremo lì dentro con il fuoco acceso, sapendo di accelerare un battito. Il suo silenzio emozionato dura per tutto il tempo dello sguardo. Usciamo rapidamente per non sovrastare l'eccesso e scoppia il suo pianto. Addio, entrate libera. Quante volte hai immaginato questo? Mi viene di abbracciarla, non per consolazione, perché il suo non è più il pianto di una bambina. Con le lacrime maturate significano che tutto è vero, esistente ed esistito. La macchia mongolica è vera, la Mongolia è vera. Noi tutti siamo veri, reali, vissuti e viventi. È il pianto dell'identificazione che ricalca inconsapevolmente un gesto antico, quello della leggenda di Om Iu, madre mitologica, madre dei bambini mongoli. Om Iui estrae i neonati dal grembo materno, sollevandoli per i piedi. Nasci, dice loro, aprendo la via del respiro con uno schiaffetto sul sedere. L'orma della sua mano si stampa sulle natiche, lasciando un segno blu, la macchia mongolica. Un bambino è dato al mondo, e a sua volta consente al respiro, riconoscendo il nuovo stato con una nuova di risposta. A un paio di giorni dall'arrivo, il nostro viaggio di avvicinamento è già compiuto.